Il terzo esperimento è quello del trasformatore, cioè questo circuito d'acciaio rettangolare sul quale sono montati due avvolgimenti, il primo, il primario, e il secondo è l'avvolgimento secondario. Come anche nell'esperimento precedente, l'avvolgimento primario è alimentato dall'esterno con un generatore che ci fa passare la corrente I1, mentre l'avvolgimento secondario non è alimentato, ma è collegato a un amperometro e eventualmente al voltmetro, come abbiamo visto nel primo esperimento. Il primario genera, attraverso la sua corrente I1, il campo induzione magnetica, anche abbastanza intenso perché è amplificato dall'acciaio. Le linee di questo campo induzione magnetica corrono lungo tutto il circuito magnetico, questo infatti si chiama circuito magnetico, e attraversano anche il secondario, creando quindi un flusso nel secondario che in questo esempio è negativo, perché il campo B va verso il basso, mentre per convenzione il secondario era stato orientato con la faccia positiva verso l'alto. Comunque al secondario non dà nessun fastidio essere attraversato dal flusso magnetico generato dal primario, anche se questo flusso magari è molto intenso. Perciò il secondario non reagisce, non fa passare nessuna corrente nei suoi avvolgimenti. Il secondario reagisce invece quando cambia questo flusso attraverso di lui. Il flusso del campo B, se aumenta oppure se cala, se diminuisce, allora il secondario reagisce. Per far aumentare il flusso di B attraverso 2 sarebbe il secondario, basta aumentare l'intensità di corrente I1. In questo modo il campo B diventa più intenso, quindi più linee del campo B attraversano il secondario. B aumenta di intensità e di conseguenza aumenta di intensità anche il flusso magnetico attraverso il secondario. Aumenta di intensità diventando più negativo, già era negativo, diventa più negativo. Allora il secondario reagisce con una corrente indotta perché cerca di contrastare questo flusso che diventa più intenso, negativo. Siccome le linee sono diventate più fitte, più numerose verso il basso, allora il secondario cerca di creare le sue linee del campo B indotto verso l'alto e le genera queste linee attraverso una sua, per mezzo di una corrente indotta che scorre verso destra, quindi una corrente positiva. Dunque all'aumento della corrente che scorre nel primario, aumento che regoliamo noi attraverso la manopola dell'alimentatore, il secondario reagisce con un aumento, con uno scorrimento della corrente positiva. Se invece noi diminuiamo con la manopola la corrente I1, e soprattutto se lo facciamo molto rapidamente, cioè addirittura se spegniamo il generatore, spegnendo proprio l'interruttore, generiamo una drastica riduzione improvvisa della corrente I1, che si porta a zero in una frazione di secondo. Allora scateniamo una reazione molto violenta da parte del secondario. Infatti le linee del campo B che lo attraversano improvvisamente vengono a mancare, cioè si riducono di numero, velocemente, drasticamente, e quindi viene a diminuire improvvisamente il flusso magnetico attraverso il secondario 2. Perciò il secondario cerca di rigenerare quelle linee del campo B che improvvisamente vengono a mancare, generandole lui, cioè generando un suo campo B indotto, facendo scorrere la corrente verso sinistra. Questa corrente indotta molto intensa, negativa, e tanto più intensa quanto più in fretta abbiamo diminuito questa corrente I1. Dunque, riassumendo, quando la corrente I1 aumenta, aumenta anche la corrente generata dal secondario. Quando I1 diminuisce, diminuisce anche la corrente generata dal secondario. E la corrente del secondario è tanto più intensa quanto più rapida è la variazione della corrente del primario I1.